Ciao a tutti, oggi prepareremo il gelato puffo. Gli ingredienti sono panna fresca, latte intero, zucchero, una bacca di vaniglia, confetti al cioccolato colorati e colorante blu. I quantitativi degli ingredienti li troverete all'indirizzo videoricettebimbi.blogspot.it. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo preparando la base del gelato. Momentaneamente togliamo questi ingredienti che non ci servono. Andiamo a mettere nel boccale lo zucchero. E i semi della bacca di vaniglia. Li andiamo a polverizzare per 10 secondi. A velocità 10. Premiamo sul fondo lo zucchero con la spatola. Adesso andiamo ad aggiungere il latte intero. E la panna fresca. Andiamo ad amalgamare il tutto per un minuto a velocità 6. Il nostro composto è pronto, andiamolo a versare in un contenitore dai bordi bassi e riponiamolo in freezer per almeno 8 ore. Trascorse le 8 ore, dopo aver tagliato il gelato a cubetti, andiamolo a mantecare. Per 10 secondi. A velocità 4. Il nostro gelato è pronto, andiamo a riporlo in un contenitore nel quale aggiungeremo il nostro colorante. Dopo aver riposto il gelato in una ciotola, prendiamo il nostro colorante per alimenti. E andiamo ad aggiungere a piccole dosi. Adesso iniziamo a mescolare e vedremo che il gelato inizierà a prendere la colorazione. Man mano aggiungeremo poco a poco il colorante sino a quando non avremo raggiunto la colorazione giusta. Dopo aver raggiunto l'intensità del colore desiderato, andremo a riporlo in freezer per almeno 2 ore. Gelato puffo! Grazie e alla prossima ricetta!